Allora, analizziamo la parola. No, no, non ho tempo. Tenete duro, vi vedo poco e vi voglio istruire il più possibile. Anche perché per fare bene le macchine, energia, ora va di moda energia, no? Energia ce l'abbiamo già noi. Loro vogliono fare una specializzazione e va bene. Però di fatto l'energia non ce l'abbiamo di già. Perché il meccanico in macchina si fa anche energia, va bene? Quindi, allora, prendiamo questa parola. Più che temperatura è un'altra cosa. Allora, la parola termodinamica vuol dire ottenere che cosa? Ottenere una? Ottenere un? Cosa sottiene la dinamica? C'è una forza e uno spostamento. Quindi quando c'è una forza e spostamento, che cosa sottiene? Bene. Ottenere un lavoro con cosa? Con il. Ho scritto all'incontrario, era meglio se scrivevi il rosso nel termo, dava più l'idea di allora. Bene. Ottenere attraverso il. Ottenere un. Che è il principio ispiratore su cui si basano le macchine termiche, vero? La macchina termica fa un lavoro che permette, attraverso il calore, di diminuire in parte totalmente l'azione umana, perché il lavoro che fa una macchina si sostituisce all'uomo. Chiaro? Voi pensate alla lavatrice, voi pensate alla lavastoviglie, pensate alla vostra automobile, pensate alla macchina che hanno le aziende per produrre, pensate a altri trasportatori, pensate a tutto quello che è movimento, vero? Movimento in azione di forze, sia questa la forza peso, la forza d'attrito, movimento in presenza di forze è un lavoro, chiaro? Quindi si ottiene un lavoro attraverso un calore. E questo passaggio che vi deve rimanere dentro sarà uno dei motivi più importanti per capire il funzionamento ed entrare nella specificità di questa situazione. Quando si fa termodinamica, come tutte le volte si affronta un problema fisico, si va a presentare le grandezze fisiche, quelle che poi nel corso dello sviluppo dovranno essere analizzate. Scusate, ma sì, perché la porta va con lo spazio, sì. La coppia va comica. Quando c'è un momento va con la rotazione, c'è una forza, va con lo spostamento. Allora, quali sono le grandezze termodinamiche che noi andremo ad osservare? Saranno 3, P, V e T. Chiaro? Dove P è pressione. La pressione è una forza per unità di superficie. No, è la coppia per il numero di giri. Un momento, mettiamo un momento, forse non siete più. Momento per omega, va bene? Quindi un motore di solito crea un momento e una rotazione, quindi è una coppia. Un lavoro. Va bene? Coppia e lavoro sono sinonimi. Allora, pressione è newton per metro, una forza per spostamento. Poi lo vedremo. Diciamo, quando un motore si fa una certa coppia in base alla rotazione ti dà un lavoro. Siccome questa è una grandezza dimensionale, ti viene sempre newton per metro, come qui. Quindi la coppia di fatto è un qualcosa di più di un momento. È un insieme di due forze di un momento. Sinonimo di lavoro.
attraverso la macchina angolare. Però poi lo vedremo meglio il concetto. Ora non mi interessa. Ora mi interessa la termodinamica. Allora, la termodinamica è fatta da pressione, forza fratto spostamento, volume. Chiaro, il volume è una grandezza geometrica. E T. T è una grandezza. Teoricamente, come vedremo, ha un significato particolare, anche se in origine, cioè è perché in origine non fu individuata correttamente, quindi la temperatura non appare un'energia, ma di fatto la temperatura è la misura dell'energia termica di un corpo. Anche se di fatto non si misura in joule, ma si misura in Kelvin. Però è un'anomalia della storia, perché siccome fu Kelvin che la misurò per primo, gli fu assegnato l'etichetta di Kelvin. Poi successivamente, quando fu scoperto che di fatto la temperatura era non una misura del grado, ma era la misura della quantità termica dell'energia un corpo aveva, e vedremo a cosa è legato. È legato all'energia delle particelle che costituiscono il corpo. Non se la sentirono di annullare il lavoro di Kelvin e mantenere il Kelvin, fermo restando però che, come vedremo, la temperatura è una misura dell'energia. Quindi è una misura indiretta, non è una misura diretta spesso, chiaro? Ok? È la somma di tutte le energie che un corpo possiede, termiche, cinetiche e quant'altro, va bene? E chimiche. Ok? Allora, queste sono le tre grandezze termodinamiche. Tra parentesi, pressione e volume sono estensive, si dice, perché sono legate allo spazio. La temperatura non è estensiva, non è legata allo spazio, va bene? Quindi, prima di entrare in merito, vediamo come si riesce a concepire qual è la differenza principale fra la termodinamica e la dinamica che abbiamo visto fino ad ora. Che teoricamente nella termodinamica non c'è movimento. Fatta eccezione per la dilatazione di una parete, fatta eccezione, però in generale la termodinamica è uno scambio di energia senza movimento, a differenza della dinamica. Non si trova la velocità, è una conseguenza del sistema meccanico che sfrutta la termodinamica per poi produrre velocità. Chiaro? Quindi voi la termodinamica, non vi fate ingannare, non è legata alle grandezze cinematiche, ma è legata solo alle grandezze termodinamiche. Questa è la prima differenza. E come sempre, per analizzare bene un sistema termodinamico, come lo faremo quando faremo la dinamica per analizzare un sistema meccanico, dobbiamo definire bene il nostro sistema. Cosa noi osserviamo? Fra chi avviene questo scambio calore-lavoro? Se non definiamo bene questo, facciamo un errore. Vi faccio un esempio banale. Io guardo il motore di un'automobile, guardo l'automobile o il motore. Io posso guardare o il cilindro, e quindi studiare lo scambio di energia fra la camera d'aria e il pistone, oppure posso vedere il motore nella sua entità e vedere lo scambio fra il motore e il sistema di trasmissione. Quindi cambia completamente il sistema che io osservo. Quindi è fondamentale la definizione di sistema, perché in base, prima di tutto, quando io studio il sistema termodinamico, devo definire il nostro sistema. Chiaro? E quando ho definito il sistema, cosa faccio? Lo definisco attraverso le pareti che lo confinano. Chiaro? Questo è il mio sistema termodinamico. Quindi, che cos'è un sistema termodinamico? È quella parte di spazio che io osservo, ben definita da delle pareti. Quindi io guardo il sistema termodinamico, ma prima lo definisco, perché altrimenti pressione, volume e temperatura non so a cosa si riferiscono. Quindi, una volta ho definito il sistema termodinamico, le pareti, posso determinare che cosa? Subito il volume. Sì? Allora, il sistema è una parte dello spazio ben definita da delle pareti. Ed è fondamentale questo, perché se non definisco il sistema, non posso definire il volume. Ritorna? Chiaro? Una volta io ho il volume, come fa a dire il volume di una superficie di cui non conosco le pareti? Se io mi sa il volume di un qualcosa a cui ho detto,
Se io non definisco il sistema termodinamico con le pareti, non posso definire nemmeno il suo volume. Chiaro? Quindi ho bisogno di definire le pareti che definiscono il mio sistema termodinamico. Poi cosa definisco quando ho le pareti? Posso definire la pressione, perché conosco la superficie delle pareti, chiaro? Conosco la forza che agisce sulle pareti, trovo la pressione che agisce sulle pareti. Ritorna? Se non definisco le pareti non posso definire la pressione, per cui definisco la superficie. Su che superficie agisce la forza? Su un metro? Su un centimetro? Chiaro? Nel motore qual è il mio sistema termodinamico? Io guardo quando studieremo. La camera di? Eccola. Dove avviene lo scambio termodinamico? Il pistone con l'albero motore è un sistema meccanico che riceve l'energia e il lavoro e poi lo trasforma in energia di rotazione, ma è un altro sistema, un sistema meccanico. Quindi il motore è fatto da un sistema termodinamico e da un sistema meccanico, che studiamo separatamente. Chi studia il pistone e la biella, chi studia la camera di combustione e come fare a fare in modo che lì ci sia il miglior scambio possibile a maggiore efficienza. Tant'è vero nei reparti corsa c'è il fluidodinamico e il motorista, che sono due figure diverse. Chiaro? Avete capito? Il mondo è grande. È bello il mondo, vero? Il mondo della meccanica è passione. A me appassiona, non so se si capisce quando la racconto, ma è un mondo, eh? No, il fluidodinamico studia due cose. Il percorso che il fluido fa prima di entrare dentro la camera di combustione e aiuta il termodinamico a ottimizzare la miscelazione dell'aria alla benzina affinché la combustione sia ottimale. Ok? Però vediamo i vari settori. Quindi c'è il fluidodinamico, termodinamico e meccanico. Motorista, scusa. Motorista poi, tornando a noi, quindi ci vuole la meccanica attraverso cinematica e dinamica, ci vuole il fluidodinamico e ci vuole il termodinamico per fare un motore. Quante altre figure ci vuole? Allora, poi possono essere accolte anche in uno solo, però, allora, richiede talmente specializzazione che sono tre figure diverse di solito. Allora, sistema l'ho definito, ci siamo, la temperatura non c'è problemi, se io definisco il sistema ho definito il fluido che sta dentro e posso misurare nel fluido che sta dentro il sistema la temperatura. Qual è il fluido che sta dentro? Questo mi dovete aiutare, eh? Un piccolo ricordo dell'anno scorso. Qual è il fluido che sta dentro il mio sistema termodinamico analizzo in casi ideali? Eh? Chi l'ha detto? No, gas, perfetto, chiaro. Quindi noi la termodinamica avremo bisogno del gas perfetto, che è quello contenuto all'interno del sistema termodinamico, ed è lui il vettore che trasferisce l'energia termica in energia meccanica. E come fa a trasferire questa energia? Attraverso le pareti. Io ho un aumento di volume, quindi aumentando di volume cosa fa? Qui c'ho la forza. Se gli sposto la parete, forza per spostamento della parete, espansione crea un lavoro. Poi sta a me, meccanico, ottimizzare questa espansione e convertire questa espansione in una forza ad un pistone che poi me la porta l'albero motore e la porta alle ruote. E quindi convertirla in lavoro meccanico. Ma inizialmente il termodinamico ti dà l'espansione. Poi è il meccanico che sfrutta l'espansione per creare energia meccanica, che è un altro mondo, che è quello che abbiamo visto nella prima parte dell'anno, lo studio cinematico-dinamico. Chiaro? Ok? Quindi il nostro sistema è la parte di spazio che noi osserviamo dove avviene lo scambio termo-dinamico. Termo perché ho la parete col volume. Ho la temperatura del gas perfetto contenuto all'interno e quindi del suo volume, perché come sapete un gas riempie completamente lo spazio a disposizione, quindi il volume di gas perfetto è quello del sistema, perché per definizione un gas riempie lo spazio su cui si trova, quello che ho definito. Chiaro? La pressione è la forza con cui il gas spinge sulla parete che io ho definito il sistema termodinamico. Chiaro? Tutto chiaro? Il gas si spinge sulla parete, no? Le particelle che si muovono, se volete vi faccio un po' di chimica, ve la fo, eh? Non mi riesce molto bene, però ci provo. Allora, il gas è fatto da particelle
che sono lontane dal nucleo, quindi sono libere, l'interazione è minima fra di loro, quindi si possono muovere, si può dire liberamente. Tant'è vero, quando si studierà il gas perfetto, brevemente lo faremo, una definizione è che le particelle sono talmente distanti fra di loro, il gas è talmente rarefatto, che non esiste interazione fra di loro, se no non è più un gas perfetto. Di gas perfetto le particelle si muovono liberamente, senza interazione chimica. In questo muoversi liberamente, battono nella parete e convertono la propria energia cinetica in energia di pressione. Mentre quando sono dentro il fluido e si muovono e battono fra di loro, non danno origine alla pressione, ma battendo convertono l'energia cinetica in energia. Qui ancora mancava detto, non c'è. Quando battono fra di loro, libera l'energia termica e la misuriamo con la temperatura. Quindi attraverso la temperatura si misura l'energia cinetica delle particelle che dentro battono, che è in corretta relazione con l'energia che batte nel muro e quindi mi dà la pressione. Chiaro? Ci siamo, aveva capito. Il meccanismo aveva capito. Più o meno sì. Ora noi non lo guardiamo a livello micro, lo guarderemo a livello macro, come? Con PVT. Non andremo a studiare l'energia cinetica di tutte le particelle, un mezzo mv quadro. Può moltiplicare per il numero di particelle, se no si diventa scemi. Dove si va a vedere la macro, il macro effetto di queste particelle, cioè il loro volume, la loro temperatura, la pressione, perché noi ci alziamo di livello, prendiamo la macro. Il chimio studia il micro, cioè la particella. Chiaro? Ma avete chiaro? Tutto chiaro? Bene, a questo punto abbiamo il sistema. Se abbiamo il sistema, abbiamo l'ambiente. Cos'è l'ambiente? La parte esterna, tutto quello nel sistema. Chiaro? Quello interagisce con il sistema. Quindi l'ambiente è la parte di spazio che non è il sistema. Per differenza, vero? Spazio meno, spazio meno sistema è l'ambiente. Quindi tutto quello interagisce con il sistema termodinamico. Chiaro? Chiamato ambiente esterno. Esterno a chi? Al sistema. Quindi voi una volta avete definito il sistema, avete definito anche l'ambiente per differenza. Ci siamo? Ci siamo? Se tu pigli la malattia di combustione, l'ambiente è tutto, è il cilindro. Chiaro? E quello non è la malattia di combustione. Chiaro? Che poi quello riceve la spinta attraverso il pistone. Chiaro? Ok? E quella al di fuori è la mano di combustione. E quello in cui la mano di combustione interagisce. Ci siamo? Allora, andiamo a vedere. PVT. Diamo una definizione. Allora, io ho un gas in una certa condizione di tempo che ha una certa pressione, un certo volume e una certa temperatura. Queste sono grandezze chiamate tempo dipendenti, analogamente a quelle cinematiche, cioè dipende dal tempo. Io ho il gas che ha una certa pressione, un certo volume, una certa temperatura. Dopo un certo tempo, questo gas avrà pressione, volume e temperatura diverse. Magari, chiaro? Cosa ha fatto questo gas se dal tempo T0, dove aveva P0, V0, T0 all'istante T1 si trova in una condizione di P1, V1, T1. Cosa ha fatto? Come si chiama questo passaggio? Di variazione di pressione, volume e temperatura. Che nome prende? Paiuto. Oppure si fa l'impiccato, vi rilasso, facciamo l'impiccato giù. Buona. Vai. No, no. Non è difficile. La tiro detta io, fai furbo. La I è una I.
trasformazione. Bravissimo. Trasformazione termodinamica. Si è trasformato termodinamicamente. Chiaro? Si è trasformato termodinamicamente, ha variato pressione, volume e temperatura. Ed è questo l'elemento che noi dobbiamo studiare. Chiaro? Noi dobbiamo studiare le trasformazioni termodinamiche. Chiaro? Ma quando è che io posso definire PV e T di un sistema? Perché se io definisco, ora io ho fatto un passaggio al limite, ho detto, bene, P0, V0 e T0, ma che vuol dire questo? Cosa vuol dire che io all'istante T0 di questo sistema conosco tutte e tre condizioni? Vorrebbe dire che tutti i punti del mio sistema hanno la stessa temperatura, occupano lo stesso volume, questo va bene, e danno origine. Però soprattutto hanno tutti la stessa tempe. Vorrebbe dire che è un equilibrio termico il sistema. Per poter dire che io ho P0, V0 e T0 all'istante T0, vuol dire che ho un sistema in equilibrio termico. Se no non lo posso dire. Vorrebbe dire che tutti i punti hanno la stessa tempera, e questa è una condizione particolarissima. E quando io arrivo a P1, V1 e T1, un'altra volta un equilibrio termico, diverso da un equilibrio termico, dove è avvenuto delle trasformazioni, però poi ho l'equilibrio termico. Perché questo io ci batto tanto e sarà fondamentale? Perché diamo una definizione che vi accompagnerà fino alla quinta, se qualcuno mi darà la moda di accompagnarvi. Quando andremo a vedere le macchine termiche e disegneremo i cili termodinamici, che sono l'elemento che ti fa capire come funziona un motore, come funziona una macchina, come si produce lavoro. Perché, come sempre, è nato prima il fisico che ha studiato la termodinamica, poi è nato l'ingegnere che ha sfruttato la termodinamica per far creare un motore o una turbina a gas, sfruttando i principi della termodinamica. Chiaro? È nato prima Newton che ha inventato il sistema Biela e Manovella. Chiaro? Nasce sempre prima il fisico e il matematico dell'ingegnere, perché l'ingegnere usa i tools, gli strumenti e il fisico gli mette a disposizione. Se voi prendete la TAC, ora esagero, i principi matematici della TAC, della riflessione, sono nati nel primo Novecento. La TAC è nata quasi nel 2000, 100 anni dopo, attraverso dei tecnici ingegneri che hanno sfruttato i principi della riflessione e della rifrazione dell'onde per creare la TAC. Tornando al nostro mondo, termodinamica, quindi ho equilibrio termico. Cosa mi permette di definire questa? Questa parola la dovete tenere sempre in capo. Trasformazione. Allora, le trasformazioni sono tutte, ogni volta varia, PVT sono trasformazioni, però PVT può variare in modo e T non è uniforme su tutto il sistema, è un caso particolare che sia uniforme, che sia in equilibrio termico, non è scontato, è un caso particolare. Questo caso particolare però è un caso che a noi ci permetterà di studiare bene le macchine, si chiama trasformazione reversibile. E questa definizione me la dovete sapere bene, 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 non memoria, a spiegarmela. Cos'è una trasformazione reversibile? Primo, perché questo possa avvenire, questo è l'effetto. Cosa ci vuole a livello termodinamico? Ci vuole che questo avvenga come una successione di stati in equilibrio termico, in cui in ogni secondo istante, anche solo per un istante, PV e T sono costanti e uniformi. Quindi vorrebbe dire, io per andare da P0, V0, T0, P1, V1, T1, se ho un diagramma PV
E rappresenta una trasformazione termodinamica, e poi studieremo isopora, isopora, quello che volete, adiabatica. Fa un grafico, una curva continua, vorrebbe dire che in ogni istante, all'istante T0, ho questo P0 e questo V0, e la temperatura T0 uniforme. Se vuoi all'istante successivo, ogni punto di questa curva risulta essere una successione di stati definiti termodinamici. Trasformazione reversibile è una trasformazione che avviene attraverso una successione di trasformazioni in equilibrio termico e prive di reazioni vincolari. Perché se, scusate, di reazioni chimiche. Perché se nella trasformazione avviene una trasformazione chimica, ovviamente per dare sì. È una trasformazione che avviene attraverso una successione di stati in equilibrio termico e termodinamico, prive di reazioni chimiche. Questo che vuol dire? Vuol dire che io... No, vuol dire che se io disegno una curva in questa maniera, ogni punto di questa curva io prendo, per ogni punto di questa curva, corrisponde il sistema che io ho definito, P, V e T definiti in equilibrio termico. Chiaro? Chiaro o no? Quindi questo che vuol dire? Siccome è tutto definito, il concetto di reversibilità è anche quello e posso ripercorrere lo stato all'indietro senza problemi. Vediamo ora le proprietà delle trasformazioni reversibili. Due che sono fondamentali. Allora, abbiamo detto, no, successione di stati termodinamici, e ve l'ho detto. La seconda è la possibilità di tornare attraverso lo stesso percorso e punto di partenza. La terza è che il lavoro per andare dal punto A a un punto B finale non dipende dal percorso, ma dipende esclusivamente dallo stato termodinamico dei punti A e dei punti B. Non dipende dal percorso che ho seguito, ma dipende esclusivamente dallo stato termodinamico del punto A e del punto B. Quindi vorrebbe dire, se io voglio andare da B, ci vo così o ci vo così, il lavoro che faccio è lo stesso. Chiaro? Non dipende dal percorso seguito, posso fare un'isocora e un'isobara o posso fare una diabatica, ma il lavoro per andare da B dipende esclusivamente dal percorso fatto per andare dal punto A, non dipende più dal percorso, ma dipende esclusivamente dallo stato termodinamico di punto A e di punto B. E questo è fondamentale perché mi semplifica la strada. Chiaro? La seconda era che era reversibile, tu potevi andare dal punto A al punto B e tornare indietro allo stesso percorso. Va bene? Ci siamo? Questo è il concetto di reversibilità. Reversibilità. Cioè, se io vado dal punto A al punto B, non dipende dal percorso seguito, ma dipende esclusivamente dagli stati termodinamici di punto A e di punto B. Allora, io a tale proposito ho un materiale da darvi, se vi aiuta. Il materiale è fatto da domanda e risposta su questo argomento.
che di solito stimola un po' l'apprendimento, no? Ctrl C. Questa ve la mando. Allora, qui voi avete domanda e risposta, definisci la termodinamica, dà una definizione di sistema, differenza fra sistemi termodinamici, sistemi fluidodinamici e sistemi dinamici, che l'abbiamo un po' detto. Dà una definizione di sistema isolato, questo ancora non ve l'ho detto, aperto e chiuso. Quando è che un sistema è isolato? Quando non scambia né massa e nel lavoro, quindi né energia, nel lavoro o l'ambiente esterno. Quando è isolato, quando gli scambi sono solo interni, tra le pareti non passa né energia né movimento. È però tutto interno. L'attesa magari c'è, ma tra le pareti interne non scambia. È aperto quando c'è scambio di materia, quindi entra e esce gas. Ragazzi, non ho finito. Sto aperto, scambia tutto, scambia l'energia ma non la massa. Va bene? Poi abbiamo l'ambiente, e l'abbiamo detto. Cosa avviene nelle pareti del sistema, e l'abbiamo detto. Nelle pareti avviene uno scambio di energia attraverso scambio di calore, e avviene uno scambio di lavoro attraverso una variazione di attraverso il movimento delle pareti, dilatazione o contrazione. E poi vedremo se il lavoro è positivo o negativo. È positivo se è di espansione, è negativo se è di contrazione. Così come il calore è scambiato positivamente, è l'opposto se entra, è negativo se esce. Chiaro? Le grandezze fisiche le abbiamo definite, l'equivalenza tra pressione, temperatura e volume con spazio, velocità e accelerazione. Sono casualmente tre lo stesso, è un caso, eh. E sono tre tempo dipendenti. Quindi, esercizi dove devi calcolare. No. Allora, poi useremo, siccome abbiamo detto che lavoreremo i gas perfetti, useremo due tipi di equazioni. Le equazioni e le trasformazioni termodinamiche e le equazioni gas perfetti per risolvere gli esercizi. Però non ci sono. Il tempo, diciamo, perché si parte sempre da condizioni. Ragazzi, l'ultimo quarto d'ora, lo dico sempre, è come il calcio, il basket, sono minuti più importanti di una partita. Se te giochi bene 85 minuti, gli ultimi 5 minuti ti sbrai, pigli due gol, tu perdi la partita. Ho buttato via 85 minuti, eh. In basket è uguale. Gli ultimi 5 minuti sono quelli fondamentali. Voi invece tendete a distrarvi proprio gli ultimi 5, dove il professore fa un riepilogo delle cose dette. Quindi voi perdete il succo della lezione. Purtroppo è così. Nella prima parte si imbastisce le cose, alla fine si chiude e si collega. Se voi la perdete, perdete la conclusione, perdete il grosso. Allora, pressione, temperatura e volume da cosa dipendono? Dipendono dal tempo, chiaro? Cos'è la trasformazione termodinamica? L'abbiamo detto, chiaro? Quindi, variazione PVT nel tempo. Quali sono le condizioni perché ci sia un equilibrio termodinamico? E l'abbiamo detto che è condizione fondamentale perché una trasformazione sia reversibile.
Perché per essere reversibile deve essere una successione di stati in equilibrio termodinamico, cioè ogni punto della curva deve essere in equilibrio termodinamico, vorrebbe dire che deve essere pressione, volume e temperatura definiti. Ci siamo? Avete capito? Poi, per essere equilibrio termodinamico ci vuole un equilibrio meccanico, cioè non ci sia movimento, chiaro? Perché altrimenti il movimento modifica lo stato termodinamico che sto studiando, che ci sia equilibrio chimico, che durante l'analisi non ci sia reazioni chimiche, chiaro? Quindi non ci sia uno scambio dovuta alla reazione chimica, perché la reazione chimica può portare via, può dare calore, che quindi modifica le condizioni termodinamiche. Chiaro? Perché molte trasformazioni chimiche, come l'ossidazione, è una trasformazione che produce calore. Chiaro? Equilibrio termico, che tutti i punti all'interno del sistema siano con la stessa tempe, perché altrimenti ci sarebbe un movimento interno che sfalsa lo studio del sistema nella sua globalità, ma ci sarebbe da fare uno studio prima interno al sistema e poi all'esterno. Cioè io, quando studio il mio sistema termodinamico, dentro deve essere tutt'uno con una caratteristica T, V e P. Se il T varia da punto a punto e T prendo, se non è 1, 300, non è equilibrio termico. E qui non posso studiarlo come una trasformazione termodinamica. Perché che temperature prendo se ne 10? Chiaro? Tu lo studi in quel modo lì. Tu lo studi localmente come sistema termodinamico non in equilibrio. E quindi non studi la trasformazione termodinamica reversibile. Non la studi reversibile. Chiaro? Lo studi come un fenomeno non in equilibrio termico. Noi non lo faremo. Ma ingegneria, volendo, chi fa emergenza lo studia. I fenomeni legati alla non stazionarità, si dice. Ed è la turbolenza. Quali sono le condizioni perché il sistema sia in equilibrio termico? L'abbiamo detto. A che ore sono? 2 minuti e vi lascio. Quando un sistema raggiunge l'equilibrio termico? Queste domande sapete rispondere a tutte, vero? Quando un sistema raggiunge l'equilibrio termico? Lo sapete? Principio zero ve lo dico io. Il principio zero che dice? Lo sapete perché Kelvin ha detto c'è lo zero Kelvin meno 273,16? Voi dovete sapere, gli studiosi di un tempo non erano o matematici o fisici o chimici, erano tutte e tre. Una volta non esisteva una specializzazione. Voi potete trovare molti gente del tempo ha inventato delle equazioni per la matematica, qualcosa per la fisica, qualcosa per la chimica. Kelvin si rese conto di una cosa, che queste particelle si muovevano. In un certo punto lui disse: cos'è la temperatura zero per me? Lui intuì che era legato a un concetto di energia cinetica delle particelle, no? Disse: cosa avviene allo zero Kelvin? Che cosa fanno queste particelle allo zero Kelvin? Sono tutte. Quindi il principio zero di Kelvin dice che zero è il valore di temperatura per cui le particelle non si muovono. E ovviamente è una condizione ideale. Non esiste lo zero Kelvin, idealmente. Ti ci puoi avvicinare, ma non arrivi mai. Perché non esiste la condizione in cui le particelle non si muovono. Chiaro? Chiaramente, avendo creato un principio zero, ho creato anche un'origine, rispetto al quale, no, nel senso, non si può scendere rispetto al quale misuro. Cosa vuol dire avere 273 gradi Kelvin? Vuol dire avere una temperatura rispetto allo zero che genera un movimento rispetto allo zero. Quindi l'S0 e V0 vale? Chiaro? Quante cose?